Non ci credo, ha visto i calamari vivi, non ci posso credere. Questa è la vasca dove li pescano qui davanti a te. Vedete, lo prendono con questo retino, soffoca lì dentro e si mangia vivo. Ecco la nostra cena. Basta, fiamma ossidrica e salutare. Si può cucinare la carne con la fiamma o hai ripreso di nuovo la medusa? Eccole qua, da cuocere. Sembra di ottimo umore oggi lui. Lui è super felice, siamo venuti nel nostro mercato notturno preferito. Stiamo vedendo tante cose buone, dalle queste sfoglie di burro croccante al banchetto solito di insetti, vabbè, ma ormai questa è preistoria. In Italia lo so che ancora deve arrivare questo cibo delizioso. Qui già c'è. E ci sono anche questi spiedini di coccodrillo che hanno un bel aspetto, li fanno al barbecue, pepe nero e piccanti. Tu, ti vedo già incantata davanti a tutto questo, questa bontà. Ecco, la signora sta preparando il piattino di insetti. Poi sono un po' sgonfi questi vermoni oggi, eh. Ah, e vai, il grilletto. Che carini sti scorpioni, hanno pure dei peli lì sulla bocca, anche sulle braccia. Sei felice? Ma un giorno senza gli insetti, tu riesci a sopravvivere? Aperitivo, birra. Aperitivo ogni ora, ragazzi, in Zelanda. Fai vedere, che queste patatine le vedo in ogni mercato al mondo. Hanno avuto un gran successo, ma in realtà un gran successo sulle bancarelle, ma poi di fatto nessuno se le compra. Vedo poche persone. Qui ci sono un po' di granchi fritti, belli polposi. Qui, se ci vogliamo sedere, sono dei ristorantini comodi. Un po' di salmone crudo. La medusa, frittate miste. Oh, bello questo, bell'aspetto. Calamari. Queste pallette di patate sono davvero molto buone. Uno dei miei dolci preferiti al cocco. Non ci credo, ha visto i calamari vivi, non ci posso credere. Li ha ritrovati qui, prima mi faceva fare 100 km, adesso invece li ha trovati nel suo mercato preferito. Questa è la vasca dove li pescano qui davanti a te, ti danno il bicchierino di spezie piccanti, salsa piccante, te lo ammogli lì e l'aperitivo è fatto. Vedete, lo prendono con questo retino, ti danno il bicchierino piccante. Lo immergono lì, purtroppo soffoca lì dentro e si mangia vivo. Abbiamo trovato il banchetto delle patate dolci. Ragazzi, c'è un casino estremo. Oggi pensavo che essendo venerdì c'erano un po' di persone, magari non tutte queste. E invece è come se fosse sabato, c'è il bordello. Però va detto che c'è anche tanto tanto cibo fresco. Ecco la nostra cena. Ci sono queste bisteccone qui esposte in questo banchetto ed ho deciso di farci una specie di tagliata. E che stanno adesso finendo di cuocere con la fiamma ossidrica e che Dio ce la mandi buona. Ci domandavamo basta, fiamma ossidrica e salutare, si può cucinare la carne con la fiamma o è una cosa sbagliata? Tu che stai facendo? Hai ripreso di nuovo la medusa?
Che stomaco, ragazzi. Dov'è? Ho le due. Eccole qua, da cuocere e lì cotte, la differenza è nulla, sono sempre, sembrano sempre crude. Sembra di ottimo umore oggi tu. Hai fatto! Con la pancia piena è sempre di ottimo umore. Passeggiatina serale fatta, adesso andiamo a dormire, che dici? Andiamo, dai. Correre. Vai. Va bene ragazzi, andiamo a dormire. Buonanotte.